UPS online doppia conversione. Come funzionano? Perché sono migliori degli altri UPS? Perché costano parecchio di più? Ci avevo fatto un video sugli UPS in generale, poi all'inizio del canale, però mi rendo conto che forse sarebbe il caso di entrare più nello specifico, perché in diversi di voi, sarà anche per tutti i post che faccio su Facebook, per tutta la concentrazione che metto sugli UPS online, mi chiedono perché. Un UPS online doppia conversione, perché la definizione completa è questa, UPS online doppia conversione, è di fatto un oggetto che isola completamente ciò che alimenta dalla rete Enel. Qual è il suo funzionamento? Il suo funzionamento è ricevere il 230 dell'Enel, convertirlo in una tensione atta a ricaricare le batterie che, a seconda della sua potenza e della sua capacità, saranno 2, 4, 6 e via dicendo. Da queste batterie un'altra scheda inverter preleva tensione continua e restituisce un 230 con una sinusoide perfetta, ricreata da zero. Per cui possiamo dire che il 230 in uscita non è il 230 dell'Enel. Questo significa isolare totalmente ciò che viene alimentato dall'UPS dalla rete. È chiaro che questo processo è A, più oneroso per le batterie, per cui tendenzialmente un UPS online necessita di una manutenzione più assidua rispetto agli altri UPS, 2 anni consueti. B, questo tipo di processo necessita una macchina che è più complessa e quindi più costosa. C, se voi andate ovviamente a misurare il consumo dell'UPS a vuoto in sé per sé, è leggermente più elevato. Quindi avete già dovete considerare nel calcolo dell'autonomia che volete ottenere anche il consumo dell'UPS, cosa che invece negli altri casi è praticamente irrilevante. Un UPS online a doppia conversione costa mediamente quasi il doppio a parità di capacità rispetto a un line interactive, il quale però è un UPS che prende la corrente dell'Enel e la fa uscire su ciò che alimenta semplicemente filtrandola con un filtro di tensioni alte o basse, però una sua coefficacia potremmo parlare a lungo. Tendenzialmente un UPS online a doppia conversione è commisurato su tagli abbastanza alti, da 2000 volt ampere in su. Io ho un prodotto che c'è anche un taglio da 1000, un taglio da 1500, ma sono tagli molto bassi. Normalmente tenete conto che dal 1500-2000 in su, perché comunque si parla di applicazioni di un certo tipo. Tutti i grandi UPS, tutti quelli invece che possono essere per i data center, per gli ospedali, per applicazioni critiche, sono tutti UPS online. Quindi da un certo taglio in su esiste solo l'UPS online, e questo già ci dovrebbe far pensare. Un UPS online doppia conversione fatto bene, tra l'altro, vi dà in tempo reale tensione in ingresso e tensione in uscita sul display. Questo per permettervi proprio di capire come sta funzionando in tempo reale. O meglio ancora, tutti questi dati potete anche averli remotizzati grazie alle schede SNMP che caratterizzano tutti gli UPS di qualità. Ciao!